Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi, ragazzi, voglio parlare con voi di 9 indizi, barra teorie riguardanti la season numero 6 faremo riferimento a un sacco di cose che abbiamo sotto i nostri occhi, tireremo un po' di idee insieme, qualche conclusione e ovviamente ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti la vostra opinione sulla stagione numero 6 intanto ragazzi non possiamo che non cominciare con il parlare del cubo ragazzi oramai lo sappiamo tutti il cubo la cosa più particolare di questa End Season 5, il cubo che ne sta facendo veramente di tutti i colori e che è nell'oggetto e nell'occhio del ciclone di tutti noi giocatori di Fortnite. Come sapete ragazzi ha cominciato a muoversi in giro per la mappa e a lasciare per terra ovviamente delle, dei campi gravitazionali e delle rune in alcuni posti davvero davvero che sembrano non per forza Lasciateli a caso. Li stiamo vedendo ragazzi. Questa è l'immagine aggiornata della mappa con le sei rune appena create dal cubo. Sappiamo che ne manca una ragazzi, ma non sappiamo dove verrà stampata. O forse lo sappiamo. Guardate questa immagine ragazzi. Se noi uniamo tutti i punti delle rune del cubo, ragazzi, incredibile. Guardate, paradossalmente, viene fuori. Un cubo tridimensionale non può essere un caso, ragazzi. Ed è anche lecito pensare che proprio sotto il Parco Pacifico, nella montagna dove si congiungono i tre punti dove ancora non c'è la runa stampata, sarà l'ultima runa che verrà deposta dal cubo. Quindi, ragazzi pazzesco 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 il cubo forma un cubo ma ragazzi c'è molto molto di più in questa season che ci fa pensare che la parte oscura di noi dei nostri personaggi dei nostri giocatori non sia finita qua ragazzi se andiamo a vedere ovviamente quello che ci viene detto Innanzitutto, nel tweet ufficiale di Fortnite c'è qualcosa di particolare anche riguardo il prossimo update. Ed è associato alla modalità fuga, ragazzi: perché se noi andiamo a leggere il tweet che viene pubblicato direttamente il 13 settembre da Epic Games, ci viene scritto: The Gateway LTM has switched back to squads. Quindi la modalità fuga è tornata a squadre. Chiama i tuoi amici e completa le sfide per avere ovviamente i premi prima del prossimo update. Della prossima settimana, la cosa particolare, ragazzi, è che di solito Epic Games, quando proponeva o comunque quando stava per dire che una modalità era praticamente arrivata alla fine, diceva che mancavano pochi giorni, diceva che mancava un po' di tempo non ha mai detto che sarebbe terminata di precisione con un update questo ci fa pensare ragazzi che molto probabilmente l'update che stiamo per vedere su fortnite sarà un qualcosa di assolutamente interessantissimo e molto molto particolare ce ne saranno davvero delle belle da vedere Ovviamente, ragazzi, non possiamo non parlare, come già vi dicevo, della protagonista di questa nuova season numero 6, che è il bombarolo oscuro. Ovviamente, ragazzi, il bombarolo oscuro lo abbiamo visto nel, eh, nella schermata di caricamento della settimana numero 10, che è proprio questa, o numero 9, non ricordo una delle due perché sono arrivate insieme quando abbiamo completato le sfide della week numero 9. E tutti sappiamo che c'è il bombarolo normale, come state vedendo, che tocca il cubo, e dall'altra parte c'è un bombarolo oscuro. Ma ragazzi, forse non avete notato tutti, che se noi andiamo. A vedere proprio là, sopra la maglietta del bombarolo oscuro, dove c'è il drago, guardate, ragazzi. Guardate, allucinante. Allucinante, c'è un fiume di lava, ragazzi. Quello è un vulcano assolutamente. Con un fiume di lava, quindi questo ci fa pensare che il vulcano sia assolutamente confermato nella season numero 6 e che avrà un ruolo fondamentale insieme al bombarolo oscuro. Ovviamente, ragazzi, il tema di questa season 6 è quasi scontato: siano i doppelganger, quindi le parti oscure della nostra persona, dei nostri personaggi, e ovviamente le linee temporali. Alternative, come sappiamo ragazzi, c'è una bella differenza um, tra le linee temporali che conosciamo noi, che sono date dai rift blu, quelli che, se non vi ricordate male, al termine della season 4 facevano apparire degli oggetti, l'ancora dei vichinghi, poi è arrivato il um, la carrozza, poi ce ne fu una! Quando arrivò Tempio Tomato, che si differenziano dai nuovi rift che saranno viola, molto probabilmente viola. Come il. Colore dell'aura che c'è dove sono state stampate le rune, quindi ragazzi abbiamo capito: il cubo è viola, le rune sono viola. Tutto questo viola, ragazzi, sarà sinonimo di malvagità. E tra l'altro, ragazzi, la teoria fondata, o meglio, quella che secondo me regge di più dice la storia del bombarolo oscuro potrebbe essere che il bombarolo oscuro vive in un mondo dove purtroppo non ci si può più stare perché la lava ha praticamente inondato tutto e qui andiamo a riprendere il discorso del vulcano e della lava in loot lake che potrebbe diventare lava lake ragazzi attenzione questa è un'indiscrezione che vi porto io e lui quindi il bombarolo Cerca di utilizzare il cubo, intanto sappiamo e pensiamo che il bombarolo oscuro manovri direttamente il cubo, quindi questo bombarolo utilizza il cubo per cercare di aprire questo portale dimensionale con il lato oscuro e quindi poter accedere al nostro mondo per potersi insediare e quindi vivere. Ovviamente ragazzi abbiamo visto anche che sulla maglietta del bombarolo osculo, os, oscuro. oscuro! <ride> oscuro non esiste il lama, ma c'è il drago e ragazzi, il drago noi lo abbiamo associato sempre al Medioevo, al fantasy, ai castelli. Tra l'altro, ragazzi, potrebbe essere il primo vero pet su Fortnite, quindi potrebbero essere i draghi, i pet che abbiamo visto essere inseriti nelle nei codici sorgenti della season numero 6 abbiamo parlato anche del castello ragazzi nella promo del ballo quello che ci venne mostrato parecchio tempo fa dove si vedeva assolutamente che al posto di loot lake c'era un mega castello eh, medievale quindi potrebbe anche questo essere l'inizio di una nuova era su fortnite che riprenderà Fantasy, quindi Medioevo e Castelli, ovviamente purtroppo in maniera oscura. Tra l'altro ragazzi vediamo benissimo che il bombarolo, ragazzi, guardandolo in faccia, il bombarolo oscuro, ragazzi, ha tutto nella sua testa. Sa benissimo quello che sta per fare, ha sicuramente un piano che ehm, dovrà distruggere il nostro mondo e come vi anticipavo poco fa, è lui direttamente che manovra. Il cubo ragazzi, quindi i movimenti non sono affatto casuali e, casuali. e per chiudere, ragazzi, l'ultima teoria, l'ultimo indizio è che tutte le skin ragazzi che sono presenti e che sono state ricevute. Con il battle pass della Season 5 potrebbero avere un doppelganger, quindi una controparte oscura che si insedierà o meglio cercherà di insediarsi e questo è bellissimo perché potrebbe vedere la comparsa a questo punto dei supereroi e andremo addirittura a riprendere la Season 4, supereroi intesi come eroi che cercano di salvare il mondo dalle minacce oscure. Insomma, ragazzi, ce ne saranno davvero delle belle da vedere tra meno di nove giorni per quello che riguarda l'inizio della Season 6. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo, ragazzi, di mettere un bel like se ancora non lo avete fatto e soprattutto di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao.